Triennale, mercoledì e giovedì, lo spettacolo di danza ispirato all'Amleto di Shakespeare. Fino al 5 gennaio al Museo Teatrale alla Scala la mostra dedicata al teatro di Giorgio Strehler. Al Teatro Litta va in scena lo spettacolo di grande intensità Io Moby Dick fino a domenica 19. Martedì 14 dicembre alla Basilica di Santa Maria delle Grazie il tradizionale concerto di Natale. L'arte di Banksy arriva a Milano con l'esposizione Stazione Centrale dedicata alle sue opere. Al Piccolo Teatro Grassi, martedì 14 dicembre, debutta la commedia divertente Arsenico e Vecchi Merletti. Fino a domenica 9 gennaio, a Palazzo Lombardia, sarà esposta la tradizionale mostra dei presepi etnici. Al Teatro Dal Verme, fino a sabato 18 dicembre, una settimana di concerti di musica classica. In occasione della prima diffusa della Scala, Wow Spazio Fumetto presenta il mito di Macbeth a fumetti. Torna a Milano fino al prossimo 9 gennaio il Villaggio delle Meraviglie, un angolo magico ricco di divertimenti. Al Teatro Carcano, da martedì 14 a domenica 19 dicembre, in scena un classico della commedia di Plauto. Lunedì 20 il Teatro Nuovo propone l'evento dedicato alla musica degli ABBA con le canzoni più famose. Nella piazza ducale di Vigevano, venerdì 17, Babbo Natale aspetta i più piccoli a bordo della sua slitta. Sabato 18 dicembre, nel cortile del Broletto di Pavia, laboratori per bambini per riscoprire i giocattoli di una volta. Alla cavallerizza del castello di Vigevano, sabato sera, gran varietà con i grandi classici della tradizione natalizia. A Pavia, domenica 19, visita le raffigurazioni degli angeli nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Danza e spettacolo in attesa del Natale anche al Palazzetto dello Sport di Vigevano. Domenica pomeriggio al Castello di Pavia allo spettacolo per famiglie La vera storia di Babbo Natale.